Polemica su Mara Venier, Domenica in, repliche, noi paghiamo il canone. Domenica in nel mirino di un telespettatore, vedere le repliche d'estate mi pare troppo. L'11 giugno Mara Venier ha salutato il suo pubblico con un'intensa puntata in cui, oltre a festeggiare i 30 anni del talk, ha dovuto affrontare il lutto per la morte del genero Pier Francesco Forleo. Adesso, ogni domenica, vanno in onda degli speciali, delle repliche delle interviste realizzate durante tutta la stagione. Tale situazione, però, non piace ad un telespettatore di Napoli, Maurizio. Quest'ultimo infatti ha scritto alla rubrica La Posta di Nuovo TV per esprimere le sue ragioni. Seguo Domenica in tutto l'anno, ma vi dico la verità, vedere anche le repliche d'estate mi pare troppo. Mi chiedo, visto che paghiamo il canone e che la Rai riceve tanti soldi dalla pubblicità, non si potrebbe fare un programma di interviste o comunque di intrattenimento? Aggiungendo che ciò potrebbe essere anche un modo per lanciare qualche giovane conduttrice o conduttore. Mara Venier travolta dalla polemica, il settimanale la difende. C'è chi è grato di poterla vedere in replica. Alla polemica del telespettatore sulle repliche di Domenica in trasmesse in estate, il settimanale ha risposto difendendo la rete e la conduttrice, che oggettivamente non è nessuna colpa in questa situazione. Innanzitutto ha spiegato che in estate investire in nuove produzioni non è conveniente per l'azienda, anche perché c'è un palinsesto ricco di live sia dal lunedì al venerdì, come Estate in diretta con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, che nel weekend con Linea Verde, Linea Blu e tutti gli altri format itineranti. Ed poi nella rubrica La Posta di Nuovo TV è stata difesa la scelta di Rai 1 di mandare in onda le repliche del talk condotto da Mara Venier. E poi non tutti possono seguire il programma in diretta. C'è chi è grato di poterlo vedere almeno in replica in questi mesi. Novità importanti per la prossima stagione di Domenica in, la conduttrice e tutta la sua squadra al lavoro. Dopo la pausa estiva, Mara Venier tornerà al timone di Domenica in per il 15° anno. È infatti la conduttrice più longeva del talk. A settembre andrà in onda una nuova edizione del talk di Rai 1 con tantissimi cambiamenti, alcuni trapelati proprio in questi giorni. Una delle più importanti riguarda l'introduzione del pubblico parlante e sembra che nelle prossime settimane inizieranno i provini per selezionarlo. Il pubblico interverrà per dire la sua sui vari argomenti della puntata.